Ciao mondo! Mi sono infortunato! Rieccomi qui dopo un pezzo che non mi facevo vivo su YouTube per comunicarvi che per un po' di tempo non potrò appunto farmi vivo. Intanto oggi registro, ma non so quando riuscirò a editare il video, perché il braccio con cui sono infortunato è il destro. Quindi cose come scrivere o lavorare al computer maneggiando mouse e tastiera sono un po' difficili solo con il sinistro, con cui ho molta meno manualità per queste cose. Ma che cosa è successo? Cosa mi è capitato a questo braccio? Un infortunio sul lavoro. In pratica, probabilmente ho un pessimo strappo al bicipite. Perché dico probabilmente? Perché l'infortunio è successo martedì 19 settembre, ma la visita ce l'avrò giovedì 19 ottobre. Come mai una visita specialistica dall'ortopedico a distanza di un mese? Perché sono povero come la merda. In ospedale hanno fatto tutta la sequenza di esami che rientrano nella propedeutica per l'infortunio, per l'infortunio che ho subito io sul lavoro. Il problema è che queste prassi qua in Italia non comprendono una visita dettagliata con un ortopedico, ma comprendono semplicemente delle lastre per monitorare e controllare che non ci sia una frattura, cioè una mosca che se la prendo la distruggo, la disintegro, e per vedere che l'entità del danno non sia irrecuperabile. Nel caso si contatta un ortopedico di urgenza. Io quindi non so effettivamente se ho uno strappo completo del tendine o parziale. Il braccio lo muovo e ci lavoro, e per quale motivo sto continuando ad andare a lavoro? Perché sono povero e quindi quel lavoro mi serve. E magari vedermi non rinnovato il contratto perché sono entrato in infortunio non mi sembrava adeguato, dato che per il lavoro che sto facendo in questo momento sì, posso lavorare, ma a un regime molto inferiore rispetto a quello che mi darebbe il braccio in sesto. Difatti il reggi braccio io non lo tengo tutto il giorno, quando devo andare a lavoro infatti lo tolgo anche se devo andare a fare qualche commissione. Il problema è che il braccio fa male, non riesco a fare determinati movimenti e compenso altri movimenti con l'utilizzo smodato della spalla e della schiena. So che c'è il problema, non so l'entità, perché per avere un giudizio su quale sia l'entità effettiva del danno dovrò andare a una visita specialistica e lo stipendio mi entrerà il 15, ecco perché il 19 vado alla visita. Per qualche tempo quindi non potrò portare contenuti marziali e contenuti di allenamento come stavo iniziando a fare. E sinceramente, vedendo anche le visualizzazioni, io sono più propenso a portare molti più contenuti marziali rispetto ai contenuti precedenti che avevo iniziato a portare. Questo ovviamente non vuol dire che smetterò con le altre serie che ho iniziato, anzi, al contrario, anche perché ogni serie ha un mio piccolo interesse personale, quindi non intendo smettere di fare nessun format che ho avviato in questo momento. Solo che con il braccio così ovviamente non mi posso allenare io e non posso neanche mostrare determinate cose. È già pronto un video sul pugno del Wing Chun, però è pronta solo la parte 1, la parte 2 che avrei dovuto registrare mi sono infortunato prima di poterlo fare, purtroppo. Quindi preferisco che aspetti un attimo l'uscita di quel video anziché buttarlo fuori adesso e poi magari tra 2 mesi buttar fuori la parte 2. Ma nel caso vogliate che la parte 1 esca ugualmente, scrivetelo nei commenti, fatelo. Magari lasciate un like anche a questo video, anche se è un video che per primo reputo più inutile che altro. Il problema di fondo è questo, e non voglio fare un video lunghissimo per spiegare queste cose. Riprenderò, farò video anche teorici intanto. Sfrutterò il tempo a mia disposizione, quando appunto non devo andare a spingere fino al suicidio al lavoro, per fare questi contenuti. Però per il momento devo mettere un freno
ai contenuti pratici che volevo portare. E vi do un'unica garanzia: non smetteranno, continueranno a esserci, solo che saranno più lenti rispetto a prima, anche perché nel migliore dei casi lo strappo è parziale, quindi mi occuperà un tempo anche ridotto. Nel peggiore dei casi lo strappo è totale e necessiterà di un'operazione, quindi necessiterà molto più tempo per la ripresa. Ci ho pensato molto nelle ultime settimane e per l'appunto ho ponderato che per il momento sarà bene che mi orienti anche su questi video più teorici che altro. Quindi ricomincerò un po' con l'intrattenimento e andrò anche con queste piccole perle che parleranno del Wing Chun primariamente, ma anche magari di altre arti marziali a livello più teorico che pratico, per poi ricominciare quando starò bene, se non mi amputo il braccio a morsi prima da solo. Il video si conclude qui e non ti domando un like, un commento e un segui come al solito, anche perché è soltanto un video più che altro per correttezza verso chi mi segue, questo un video di aggiornamento. Ma se questo video lo hai apprezzato, nessuno ti vieta di farlo comunque, Se però vuoi rimanere sempre comunque aggiornato, seguimi anche sugli altri social, trovi il link qui sotto in descrizione. E noi ci vediamo con qualche altro contenuto, se riesco a girarlo nei prossimi giorni e a editarlo, altrimenti ci vediamo direttamente dopo il 19 ottobre con l'aggiornamento di questo bel braccio. Alla prossima!